In Campania è ufficialmente iniziato l'anno scolastico e quindi per le famiglie è cominciata la corsa all'acquisto dei libri, che ormai possono arrivare a costare anche oltre 50 euro a testo. Dai 20 ai 30 euro il prezzo di un volume per le medie, anche il doppio per le superiori, con una spesa che può superare anche i 500 euro se non si vira sull'usato. E questo senza considerare tutte le altre spese come ad esempio la cancelleria. Insomma, studiare, anche nell'età dell'obbligo, si sta facendo sempre più caro. E come spiegano molti genitori, così si rischia di ledere un diritto fondamentale. Purtroppo devono vendere, non si vende più come una volta i libri e effettivamente la spesa c'è. Le spese sono aumentate in tutti i sensi e per una famiglia ci sono i problemi. Io quando appunto non riesco a trovare libri usati, comunque la cifra è esosa, sì. Le scuole si dovrebbero mettere al passo per tante cose, assolutamente, dovrebbero, insomma, essere più innovative, ecco. Sicuramente i libri costano molto. I calcoli almeno 20-30 euro al libro se parliamo di scuole medie, ma saliamo fino a 50 se parliamo di licei, per ogni singolo testo, moltiplicato per tutti i libri di entrambi i ragazzi. Diventa un po' complicato per alcune famiglie.